Pochi giorni saremo tutti in Brasile per la giornata mondiale della gioventù a Rio con il Papa. Sarà festa e sarà tempo di preghiera. È di oggi la notizia della concessione dell'indulgenza plenaria a chi parteciperà ai riti a Rio anche via radio oppure TV. Ci aggiorna allora subito in diretta su tutto questo da San Pietro il nostro Federico Plotti. Federico, ci sei? Allora, buonasera. Un cristiano è sempre pieno di speranza, non può mai scoraggiarsi. E questo per aprire qui da Piazza San Pietro, e questo è il contenuto dell'ultimo tweet in ordine di tempo del Papa, messaggio lanciato proprio questa mattina in rete per l'appunto attraverso Twitter. E adesso passiamo all'altra notizia che voi accennavate, notizia che riguarda i giovani che parteciperanno alla prossima giornata mondiale della gioventù. Lo ricordo, in programma Rio de Janeiro in Brasile dal 22 al 29 luglio prossimo. Allora tutti coloro che andranno in Brasile godranno del l'indulgenza plenaria, secondo quanto accordato proprio da Papa Francesco, lo riferisce oggi un decreto della penitenzieria apostolica. L'indulgenza plenaria sarà ottenibile una volta al giorno alle consuete condizioni, cioè la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Le stesse condizioni interesseranno ovviamente anche tutti coloro che non potranno recarsi a Rio de Janeiro in Brasile e che seguiranno gli eventi e le funzioni soprattutto attraverso la radio e ovviamente anche attraverso la televisione. Da Piazza San Pietro è veramente tutto, la linea può tornare allo studio.